Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero che ogni volta vi accompagnerà sempre più nel mondo dell'occulto. Prima di cominciare volevo ricordarvi che abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica, viraltop.segnalazioni@gmail.com, che troverete in descrizione, affinché possiate inviarci le vostre segnalazioni sul paranormale in modo che vengano studiate e successivamente pubblicate. Secondo le stime del World Population Reference, circa 100 miliardi di persone hanno vissuto su questo pianeta. È una cifra inquietante se consideriamo che ogni persona è un universo unico, pieno di pensieri, esperienze e desideri che non appartengono a nessun altro. Per ovvie ragioni, ci sono molte persone che vengono al mondo e lo lasciano, lasciando una traccia di mistero su quale fosse la loro vita. Questo è il caso di Julia Stubb, una donna nata in Germania che per casualità della vita diventò una donna ad alta società negli Stati Uniti, vivendo in un'imponente dimora lussuosa che mai, anche dopo la sua morte, ha voluto abbandonare. La vita di Julia è offuscata da un oscuro enigma e ci sono molti aneddoti sul suo passato. Per questo motivo, oggi, in Esplorando il Mistero, rubrica di Viral Top, parleremo del caso di Julia Stubb in vita e dopo la morte. Cominciamo. Nel 1892, un ricco mercante di nome Abraham Stubb costruì un'immensa dimora vittoriana a Santa Fe, nel New Mexico, piena di ogni lusso che si potesse desiderare in quell'epoca, in modo da poter finalmente portare la sua amata e raffinata moglie dalla Germania. La donna si chiamava Julia e quando arrivò nella sua nuova dimora fu felicissima della sontuosa vita che stava per iniziare a vivere con il marito. Abram lavorò instancabilmente per soddisfare tutti i desideri di sua moglie, mentre si dedicava a diventare una celebrità nella società di Santa Fe, che ammirava la coppia e si meravigliava della splendida bellezza della loro immensa casa. Nel tempo la coppia diede alla luce 7 figli, dotati di una salute invidiabile e di una straordinaria bellezza. Tutto sembrava perfetto nella casa degli Stubb, ma le cose cambiarono improvvisamente. Gli affari di Abram iniziarono ad andar male e da poco a poco si trovò affogato dai debiti, ma la cosa più spaventosa è che tutti i figli morirono improvvisamente in circostanze inspiegabili. Questo fatto oscurò completamente la vita della coppia, diventando nel tempo persone sempre più tristi. Abram, dopo un po' di tempo, si suicidò nella sua dimora a causa del suo totale crollo finanziario, lasciando Julia da sola. Così, pochi giorni dopo, quando il fisco la informò che sarebbe stata sfrattata per coprire i debiti del marito, si suicidò, lasciando una nota d'addio, ove affermava che non avrebbe mai lasciato la sua amata casa. Quella fu la fine della famiglia Stubb, ma la loro immensa e maestosa dimora rimase legata alla tragedia. Cambiò spesso di proprietà, poiché tutti sostenevano che la casa traesse mala sorte. Ma questo cambiò quando nel 1976 un conglomerato alberghiero decise di acquistare la casa per rinnovarla e trasformarla in un imponente hotel di lusso, diventando così l'esclusivo hotel La Posada, ove però le oscurità del passato non hanno mai abbandonato il posto. Ora però, seguendo un corso completamente diverso, la storia di Julia Stubb ci mostra una versione molto più strana e più sconcertante di questa misteriosa donna. La storia di Julia che abbiamo appena visto è nata grazie ad un programma americano il cui tema principale sono i luoghi incantati. Ma pochi giorni dopo la sua trasmissione, una donna di nome Jana Norhaus fece una dichiarazione pubblica, affermando di essere una discendente diretta di Julia Abraham Stubb e che il programma aveva travisato completamente il caso della famiglia Stubb. La versione della storia di Jana racconta della sua bisnonna Julia Burmeister, una giovane donna tedesca che emigrò negli Stati Uniti quando perse l'intera famiglia a causa di una malattia. Julia arrivò nella città di Santa Fe e conobbe Abraham Stubb, che si innamorò completamente della giovane donna e la corteggiò senza successo per molti mesi, fino a quando finalmente accettò di sposarlo. Nel corso degli anni, Julia ed Abraham ebbero 7 figli ed iniziarono a creare una fortuna immensa grazie al loro duro lavoro.
Questo nuovo stile di vita permise loro di acquistare un enorme pezzo di terra e di costruirvi una casa maestosa, che, a suo tempo, era la più lussuosa della città. Secondo Giana, l'opulenza della famiglia li ha portati rapidamente ad entrare nei circoli sociali più esclusivi, dove Giulia riuscì a guadagnare grande ammirazione per la sua bellezza e il suo invidiabile carisma. Ma questa popolarità cominciò a diventare un problema quando Abram iniziò a provare una gelosia incontrollabile nei confronti di sua moglie. Apparentemente, Abram cadde gradualmente nell'alcolismo, trascurando i suoi affari e facendo sì che i figli chiedessero parte della loro eredità per allontanarsi dalla città e rifarsi una vita. In tremenda solitudine e con una crisi economica che si avvicinava inevitabilmente, il matrimonio degli Stubb attraversò il suo momento peggiore, quando Giulia, incinta per l'ottava volta, perse il bambino. Si dice a causa dei continui maltrattamenti ricevuti da parte di Abram. Questo fatto fece sì che Giulia perdesse completamente la sanità mentale e iniziasse a mostrare comportamenti aggressivi, quindi Abram decise di rinchiuderla nella sua stanza fino a quando un pomeriggio le strinse forte il collo, causandone la morte. Sentitosi in colpa, Abram ingerì una dose eccessiva di laudano e morì poche ore dopo. Data l'entità della tragedia, i figli della coppia decisero di vendere la villa, cambiare nome e allontanarsi completamente da tutto ciò che li collegasse al loro oscuro passato. In effetti, il palazzo cambiava costantemente di proprietà, fino a quando a metà degli anni 60 un uomo d'affari lo acquistò e vi installò l'albergo di lusso che funziona ancora ad oggi. Qualunque sia la verità su Giulia, ella era una donna eccezionale, che purtroppo ebbe un tragico finale. Ora nella sua amata dimora c'è un hotel lussuoso ed accogliente, ove si svolge ancora ad oggi un'intensa attività paranormale, ove vengono avvistate ombre e suoni somiglianti a lamenti. I dipendenti dell'hotel sono abituati a questa situazione. Ma una notte, nel 1983, le cose presero una svolta violenta. Un ospite arrivò all'hotel, quindi Chuck Barron, il fattorino, si preparò a portare le valigie nella stanza assegnata all'ospite. Era la camera 256, la più grande e lussuosa dell'hotel, ma anche in cui si verifica più attività paranormale. Quando Chuck raggiunse la porta, sentì dei suoni provenire dall'interno, quindi lasciò cadere le valigie sul pavimento e andò per aprire la porta. Ma in quel momento sentì una donna dire «Non entrare, dammi un minuto». Questo fatto gli sembrò molto strano, dato che la stanza doveva essere vuota. Ma pensava che fosse una delle colleghe intenta a sistemare la stanza stessa. Col passare dei minuti, il fattorino chiese permesso di entrare senza ricevere risposta alcuna. Quando aprì la porta, rimase sbalordito perché la stanza era completamente vuota. Così, lasciò le valigie e quando provò ad andarsene, la porta si chiuse violentemente. Pochi minuti dopo, quando l'ospite entrò, trovò Chuck privo di sensi sul pavimento, con strani segni sul collo. L'uomo fu immediatamente portato in ospedale e quando riprese conoscenza disse di ricordare che una donna in abiti d'epoca lo attaccò. Questo fatto indusse i proprietari dell'hotel a chiamare un prete per purificare la stanza. A partire da quel momento non vi furono più riportati attacchi. Ma la presenza di ombre, urla disperate di notte, porte che si aprono da sole, luci che si accendono e si spengono costantemente ed oggetti che si muovono senza spiegazioni continuano ad essere segnalati fino ad oggi. L'hotel La Posada ora opera in quello che una volta era un luogo lussuoso e tragico, ove le vicissitudini della famiglia Stubb e la vita misteriosa di Giulia hanno lasciato un segno indelebile che ha resistito nel tempo. Questo è senza dubbio un ulteriore esempio di quanto possano essere potenti queste energie e perché la cosa migliore che possiamo fare non sia ignorarle, ma cercare di guidarle affinché possano finalmente trovare la tanto necessaria pace. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento.
Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.